Okay, all doors and hatches are closed. Ready to connect. E un caloroso benvenuto e bentornati, bentrovati a tutti i nostri appassionati, tutti i nostri piloti della Crew Air Sicilia. Come sempre sono Giovanni Rugolo, il CEO della Virtual Airways, che quest'oggi sono con voi in questo video, breve video tra l'altro, non certo quello passato di 2 ore e passa, che ovviamente vedeva la pianificazione della tappa del Tour VFR. Ma quest'oggi siamo in un breve video, ci troviamo a Torino Ritalia, l'aeroporto, piccolo aeroporto di Torino Ritalia, per vedere un po' i circuiti di traffico e in particolar modo a Torino Ritalia vedremo un circuito di traffico, diciamo, anomalo, cioè un circuito di traffico un po' più particolare, non standard, quindi non un tradizionale circuito di traffico, ma un qualcosa che diciamo serve molto nell'affinamento delle tecniche per effettuare un buon circuito di traffico. E considerate che questo è uno dei circuiti, insieme magari per gli sradamenti a quello di Roma Urbe, più complessi che ci sono in Italia. E chi sostiene per esempio l'esame P1 su VATSIM, sul network VATSIM, è impegnato su questa tipologia di circuito. E ci troviamo a Torino, come vedete, in lontananza la Mole Antonelliana e la Basilica di Superga. Lo scenario, ovviamente, questo è scenario gratuito, scaricato da Volo Virtuale Torino, quindi lo scenario di Torino Italia. E che dire, il nostro Cessna C172 è nel piazzale del parcheggio, si trova al parcheggio numero 1, proprio posto sotto la torre di Aritalia Informazioni. E quindi cominciamo a vedere un po' queste procedure di avvio. Considerate che quest'oggi saremo anche sotto controllo VATSIM e quindi diciamo avremo anche le comunicazioni con la torre VATSIM. Ed eccolo qui il nostro Cessna C172 nella canonica livrea Air Sicilia Virtual. E come vi dicevo, posizionato al parcheggio, al primo parcheggio sotto la torre di Torino Aeritalia Informazioni, e ovviamente stiamo parlando di un aeroporto in spazio non controllato, quindi spazio golf, e quindi di conseguenza non avremmo richieste di autorizzazioni, ma avremo solamente il servizio di informazioni volo. Ovviamente le comunicazioni verranno eseguite in fonia italiana, perché su VATSIM è ammessa anche la fonia italiana. E quindi allora ovviamente dialogheremo con il controllore, quindi del servizio informazione di Torino ed Italia. Prima di partire, di mettere in moto il nostro Cessna 172, vediamo un po' la situazione delle carte. Dunque, andiamo sempre sul sito dell'ENAV e andiamo a aprirci le carte relative al nostro aerodromo. Ovviamente dobbiamo scendere nella sezione Altri aeroporti e idroscali e andare a cercarci il Torino Aeritalia. Eccolo qua, Torino Aeritalia. Notate che abbiamo la carta principale in Torino Aeritalia, quindi Lima India, Mike Alfa, e abbiamo le carte secondarie e poi abbiamo un appendice 8-1 che poi andremo a vedere. Quando vedete questa appendice, verificatela perché c'è qualcosa magari da approfondire. Dunque, carta dell'aeroporto, la solita carta dell'aeroporto come le abbiamo viste anche le altre, e ovviamente importante, individuatevi l'altitudine e l'elevazione, diciamo, dell'aeroporto, perché è fondamentale sia nei vari settaggi altimetrici, e andiamo a scorrere al punto 20-22, il punto relativo a... Allora, prima importante, sì, verifichiamo. Ovviamente la pista che utilizzeremo sarà la pista 28R,
quindi la 28 right, la 28 destra, individuatevi la prua, quindi 284, perché questa sarà importante per la tecnica che andremo a utilizzare. E dunque, allora, importante, come vi dicevo, il servizio informazioni, quindi Air Italia informazioni, la frequenza del servizio informazioni la trovate al lato della carta, indicata con appunto 119 e 800, quindi anche qui la carta nel servizio di comunicazione ATS trovate tutto quello che vi serve da questo punto di vista, e scendiamo lungo la carta per arrivare al punto 22, procedure di volo. Ovviamente a noi interessa le procedure di volo VFR. E allora, voi individuate che al punto 4, quindi procedure volo IFR, in particolar modo 4.1, informazioni generali trovate, sono consentiti voli in VFR in deroga a quanto previsto dal Route 1-2 con visibilità al suolo su Torino e Italia uguale o superiore a 1500 metri. O ceiling e ceiling non inferiore a 450 metri, quindi 1500 piedi. Ovviamente questo vi fa capire che vi dà delle informazioni in più sulle minime. E attività di circuito. Attività di circuito, il circuito di traffico aeromobile e alianti a sud della pista, quindi i circuiti vengono effettuati a sud della pista. Nel circuito di traffico non è ammessa la presenza contemporanea di più di tre alianti e di tre aeromobili. Voi andavate a individuare anche la pista runway 28 right, quindi la 28 destra, che è quella che utilizzeremo noi. Allora, decollo, cioè dopo il decollo, mantenendo rotta 280, raggiungete 700 piedi AGL o 1600 sul QNH. Questo lo vedremo. A sud di Pianezza, quindi, virate a sinistra rotta 180 gradi. È consigliato riportare in controbase, quindi il consiglio che ci dà è di riportare in controbase. Ovviamente seguiremo quello che ci dirà l'ATC. E all'indirizzo di corso, all'inizio di corso alla mano, virate a sinistra per rotta 90 gradi, quindi 090, mantenendosi a nord di corso alla mano, e riportare in sottovento su Grugliasco. Sull'incrocio ferroviario, riportare virando in base, mantenendo la quota. Dopo aver virato a sinistra rotta 020 gradi, iniziare a scendere per portarsi a 500 piedi AGL o 1400 sul QNH locale. Quindi riportare in finale. Quindi, come vedete, è un circuito di traffico differente da quello standard e che vi viene indicato passo passo, cioè nel senso all'interno della carta, nella sezione dedicata alla runway 28 right, quindi la 28 destra, vi viene indicato chiaramente le prue e le quote che dovete, diciamo, mantenere o cercare ovviamente di mantenere per eseguire un corretto circuito di traffico qua su Torino Italia. E ovviamente andiamo a verificare l'appendice che vi dicevo io, quindi sempre riferita a Torino Italia. Apriamo la 8-1 e vediamo quello che ci viene individuato. Ecco qua, ci viene visualizzata questa appendice. Ovviamente parliamo della carta di Torino Italia, quindi l'appendice 8-1. E ovviamente parliamo del circuito di traffico, vedete aerodrome pattern. Il circuito di traffico è riferito a un'elevazione di 943 piedi, vedete, e ovviamente l'ICAO dell'aeroporto, Lima India Mike Alpha, e la frequenza del servizio informazioni, della torre, del servizio informazioni che abbiamo a Torino Italia. E scendendo vi viene indicato e tracciato il circuito. Notate. E allora, vedete, questa è la pista, quindi l'aerodromo, che è posizionato in maniera leggermente trasversale, quindi leggermente obliqua, e seguendo l'indicazione di questa linea tratteggiata blu, vi fa vedere come va eseguito il circuito di traffico. Quindi io effettuerò il mio braccio di decollo, la prima virata l'andrò a effettuare con prua 180 gradi, vedete qua al centro mi viene indicato. Vengono indicati i gradi 180, i gradi della mia virata, della prua che dovrò prendere. Continuerò
lungo questa linea blu ed eseguirò la seconda virata, e in questo caso la seconda virata va eseguita per prua 090. Anche qui vi viene indicato la prua in questa rappresentazione, la prua che dovete mantenere, quindi 090 gradi. Continuando lungo questa, ovviamente considerate che la pista in questo caso non è parallela, non è perpendicolare al circuito di traffico, vedete, il circuito è un po' anomalo. Quindi ovviamente continuiamo fino a quando effettuiamo la nostra virata in base. In questo caso la prua da mantenere sarà circa 020 gradi, quindi una prua non proprio a nord, e entreremo in finale per poi arrivare sulla nostra pista. Quindi ovviamente l'ultima virata in base verrà effettuata una prua di 0,020 gradi circa, per compensare questo scompenso del circuito. Questa linea tratteggiata arancione invece è la linea che serve e quindi è dedicata agli alianti che possono praticamente atterrare nella pista che è parallela alla 28 right. Vedete, questo è, diciamo, l'indicazione del circuito che dovranno effettuare gli alianti per effettuare l'arrivo sulla pista loro dedicata. Questo in neretto non è altro che l'indicazione della rotta di decollo che dovranno prendere sia, diciamo, gli alianti con ovviamente il rimorchiatore, perché gli alianti sapete che partono grazie, diciamo, al rimorchiatore. Questi vortici che voi vedete non sono altro che diciamo, i vortici che servono agli alianti per acquistare portanze e quindi per salire in alto. E se voi andate a vedere in basso nell'indicazione di questa cartina, vi viene detta appunto la linea tratteggiata blu sta a indicare circuito di traffico velivoli a motore. Quindi trovate sia in italiano che in inglese, e la linea invece, la linea questa qua marcata più netta, sta a indicare circuito di decollo di alianti e trainatore. Quindi in questo caso, come vi dicevo, la linea nera marcata è riferita al decollo degli alianti e del relativo rimorchiatore. La linea questa arancione è indicata al circuito di rientro dell'aliante, come vi viene indicato qua sempre all'interno della carta. Vediamo dunque adesso per quanto riguarda il plugin XQuackBox, che è il plugin relativo alla connessione con VATSIM, e ovviamente, diciamo, la configurazione, il call sign di compagnia, il nominativo del pilota, il server che ne stiamo utilizzando. Vedete, qua abbiamo tutta una lista di server potenziali da poter utilizzare, come del resto avviene anche sui VAO. Forse onestamente VATSIM ne ha qualcuno in più, io generalmente utilizzo Germany 2. La porta, beh, queste sono già settate. Poi l'ID di VATSIM, la password, il modello di aeromobile scelto, l'ICAO dell'aeromobile, e poi io inserisco ovviamente la Virtual Airways e l'ICAO della Virtual Airways. Come livrea metto sempre General senza nessunissimo problema. E effettuiamo la connessione e siamo connessi con VATSIM. Allora possiamo andare, e queste sono, diciamo, la frase di benvenuto, l'indicazione di benvenuto per VATSIM. Allora, all'interno dei plugin, sempre per quanto riguarda VATSIM, andiamo su Send Flight Plan, e quindi ovviamente il piano di volo è spuntato VFR, perché stiamo facendo un volo VFR. E la tipologia lasciamo sempre non, questo, diciamo, per il 172 va benissimo. La Wake Turbulence è L. Departure inseriamo Lima India Mike Alpha, perché siamo qua. Destinazione sempre Lima India Mike Alpha. Alternato abbiamo messo Torino Caselle, quindi Lima India Mike Foxtrot. E cruise altitude, andiamo a specificare, o mettiamo direttamente 700 piedi, che è la quota di circuito, oppure se vogliamo considerare anche l'elevazione dell'aeroporto, possiamo andare a mettere 900 circa più 700, quindi potremmo andare a mettere 1600, anche possiamo scrivere direttamente 1600. Che è la quota, diciamo, di cruise. E la velocità
mettiamo 100 nodi in media. Tempo di volo e flight time espresso in ore, mettiamoci 01, no 0001, e i minuti mettiamoci 00, quindi tempo di volo un'ora. Ore di volo vanno benissimo 02 e minuti di volo 00, così praticamente abbiamo 2 ore di autonomia di carburante. E come route mettiamo traffic pattern, perché eseguiremo dei circuiti di traffico, quindi semplici circuiti di traffico anche con dei tocchi e via, però dico va bene questo. E cancelliamo questo delle remark che ci va a indicare lo squawkbox, lo possiamo anche cancellare, e andiamo a selezionarci dal menu a tendina che possiamo ricevere sia trasmettere che ricevere in voce. Abbiamo diverse possibilità, però noi mettiamo trasmissione e ricezione in voce, e lui ce lo va a inserire all'interno dei remark una volta che noi l'abbiamo selezionato. E dopodiché send e mandiamo, diciamo, il piano di volo. A questo punto abbiamo anche la possibilità, eventualmente dovessimo, oltre a mandarlo, cambiarlo, lo potremmo rimandare, dico, se dovessimo fare delle variazioni. Dunque, mandato il piano di volo, possiamo dedicarci ad alcuni settaggi all'interno del nostro cockpit. Allora, intanto con lo squawk ricordo sempre 7000 per il VFR in Italia, e dopodiché andiamo a settarci la radio, che in questo momento è messa sulla 122 800, che è la Unicom, quando non abbiamo controllo, e dobbiamo, ovviamente, avendo, diciamo, il controllo sulla torre, sul servizio informazione di Edorion Italia, andiamo a mettere la frequenza che è 119 800, e la frequenza nell'aeromobile si va a modificare nel Cessna da questo nottolino. E da quest'altro si va a switchare, quindi l'andiamo a posizionare sulla frequenza quella ufficiale del servizio di informazione. Ok, switchata su 119 e 800. A questo punto mettiamo in moto il nostro Cessna, quindi mixture, e magneti. Intanto verifichiamo le luci, landing lights off, strobe off, il resto vanno bene. E allora, magneti 1, magneti 2, volta e via. E partiamo. A questo punto siamo pronti per la nostra prima comunicazione in radio. Arita le informazioni, buongiorno. Aeri Sicilia 67 con voi per prova radio e stop orario. Sicilia 6-7, buongiorno a lei, all'Italia Informazioni, dopo orario vai 5-4 ora, prova radio 4 su 5. Air Sicilia 67, informazioni Bravo a bordo. Cessna 172 parcheggiato al parcheggio 1 sotto il servizio informazioni, una persona a bordo e pronto a rullare per la pista in uso per dei circuiti di traffico. Sicilia 6-7 ricevuto, pista in uso della 28 destra, rulli a discrezione al punto attesa alfa, ci riporti pronto alla partenza. Rulleremo a discrezione al punto alfa della pista 28 destra e vi ricontatteremo quando pronti alla partenza. Nel frattempo, nel nostro altimetro stiamo settando il QF eco, ossia stiamo portando l'altimetro a livello 0, di modo che avremo indicato esattamente il livello 0, quindi l'elevazione, siamo all'elevazione dell'aeroporto, il nostro altimetro si trova a 0, livellato con l'aerodromo. E ovviamente, come abbiamo detto molte volte nei corsi, il QF Eco viene utilizzato specialmente per l'esecuzione dei circuiti di traffico, in modo da avere un punto di riferimento chiaro. Quindi ricordatevi sempre di posizionare il nottolino arancione sulla prua pista, quindi 284, quindi qua l'abbiamo inserito, e successivamente avremo la prima virata a 180, quindi con direzione sud. La seconda virata sarà a 090 con direzione est, e la terza virata avrà sicuramente il nottolino posizionato alla nostra destra, perché saremo nel braccio
di base e avrà direzione non proprio nord, ma direzione, abbiamo detto sulla carta era indicato 020, però diciamo l'inclinazione più o meno è quella, da 010 a 0 a 020, quindi da 010 a 020. Fatta dunque la prima comunicazione e quindi già siamo pronti per effettuare il rullaggio verso il punto attesa alfa della pista 28 destra, e non dobbiamo fare altro che togliere i freni di parcheggio e cominciare la nostra rullata. Verifichiamo per sì e per no che abbiamo tutte le luci correttamente posizionate, quindi luci taxi ok, luci landing giù, beacon e nav ci sono, le strobo sono giù, va bene, quindi praticamente siamo pronti per poter iniziare la nostra rullata e quindi togliamo appunto i freni di parcheggio e cominciamo a rullare. Prima di rullare ovviamente diamo un'attacca di flap, quindi scendiamo il flap di un'attacca, esatto, e quindi a questo punto poi siamo pronti a effettuare il nostro rullaggio. Arrivati al punto attesa alfa, effettueremo la chiamata, comunicando al servizio informazioni che siamo al punto attesa. A Ritalia Informazioni, AR Sicilia 67, punto attesa alfa, pista 28 destra, pronto alla partenza. Sicilia 67, ricevuto, nessun traffico nel circuito in avvicinamento, riporti la line up. Riporteremo l'allineamento sulla pista e line up per Sicilia 67. Effettuiamo l'allineamento con la thresher, ok, adesso possiamo effettuare la chiamata. A Ritalia Informazioni, Air Sicilia 67 allineato, pista 28 destra, pronto alla partenza. Sicilia 67 ricevuto, abbiamo un vento calmo, QNH 1019, decollo a discrezione, ci riporti il sottovento sinistro, pista 28 destra. Autorizzati al decollo a discrezione dalla pista 28 destra, copiati i venti e l'H e riporteremo sottovento sinistro pista 28 destra, AR Sicilia 67. Decolliamo cercando di mantenere una volta in decollo quanto più possibile la prua pista. Col trim settato nella giusta maniera, circa 70 nodi, il nostro cesnino decolla. Cerchiamo di mantenere la prua, mantenendo il nottolino arancione davanti a noi e un angolo di salita di circa 500 piedi. Cerchiamo di mantenerlo il più possibile. Usate il trim per queste operazioni per cercare di mantenere più stabile l'aeromobile. Arrivando ai 500 piedi, togliamo l'attacca di flap. Occhio che, specialmente qua su X-Plane, il cesnino risente di questa modifica e quindi, esatto, cerchiamo di compensare col trim in modo da
mantenere l'inclinazione, quindi il ratio di salita di 500 piedi. Arrivati ai 700, cominciamo la nostra virata per prua 180, cercando sempre, lavorando anche col trim, con anche l'assetto della potenza, del motore, di mantenere quanto più possibile la quota di 700 piedi. Ci troviamo con prua 180 nel cosiddetto braccio di controbase. Manteniamo stabile il più possibile 700 piedi. Contiamo sempre i canonici 30 secondi dal momento in cui siamo allineati. Ed effettuiamo la virata con prua 090 e ci inseriamo nel cosiddetto braccio di sottovento. Sottovento sinistro perché ovviamente, essendo seduti nel nostro Cessna, la pista la troveremo alla nostra sinistra. Sempre di compensare quanto più possibile col trim, tenendo sott'occhio il variometro. Stabilizzati, comunicheremo la nostra posizione a servizio informazioni. A ridere informazioni, Air Sicilia 67 stabile in sottovento sinistro, pista 28 destra. Ricevuto Sicilia 6-7, ci riporti in finale pista 2-8 destra. Riporteremo il finale pista 28 destra Air Sicilia 67. Dunque, volando un circuito di traffico anomalo come questo di Torino Air Italia, e la cosa importante anche e soprattutto per quanto riguarda il finale è trovare dei punti di riferimento lungo il terreno. E uno di questi in particolare in questo aeroporto è per esempio una torre dell'acqua che si trova grosso modo allineata con la testata pista 28 destra. E eccola là, cominciamo a scorgerla noi già quando siamo nel sentiero e sottovento sinistro. Vedete qua la torre dell'acqua, e quello sarà, diciamo, il vostro punto di riferimento per quanto riguarda la virata, soprattutto in finale. Ecco, quando la torre dell'acqua sarà al traverso della nostra segnala, a questo punto possiamo cominciare a effettuare la virata. Diamo un'attacca di flap e cerchiamo anche di abbassare un po' la quota fino a 500, 400, sono più, cominciamo, diciamo, ad abbassarci. Occhio che il nottolino arancione si trova alla nostra destra, quindi quello che ci dà l'indicazione della prua della pista. Come vedete, no, la virata non è per nord precisa, ma è 010 o 02, tra 010 e 02. La torre dell'acqua è passata già da noi lateralmente, quindi ora cerchiamo di effettuare la virata individuandola, eccola lì. Quindi abbiamo la possibilità di effettuare questa virata tenendo sotto controllo e sotto verifica la torre dell'acqua e ci troveremo in finale della testata pista.
dalle informazioni, Air Sicilia 6-7 in finale pista 2-8 destra. Sicilia 6-7 ricevuto, nessun traffico, numero 1 all'avvicinamento, tocca e vai a discrezione, ci riporti la controbase pista 2-8 destra. Tocca e vai a discrezione e riporteremo controbase pista 28 destra Air Sicilia 67. Dalle informazioni, Air Sicilia 67 riporta controbase pista 2-8 destra. Ricevuto Sicilia 67, ci riporti la base pista 2-8 destra. Riporteremo base pista 2-8 destra, Air Sicilia 67.
delle informazioni, Air Sicilia 67 riporta base pista 28 destra. Ricevuto Air Sicilia 67, distrazione, avvicinamento e tocca e vai, nessun traffico in arrivo, ci richiami sul sottovento sinistro pista 28 destra. Avvicinamento e tocca e vai a discrezione, copiato il traffico, riporteremo sottovento sinistro, pista 28 destra, Air Sicilia 67.
Ridà le informazioni, Air Sicilia 67 riporta stabile sotto vento sinistro, pista 28 destra. Sicilia 67 ricevuto, nessun traffico nel circuito, non all'avvicinamento, ci riporti direttamente al finale pista 28 destra. Copiato il traffico, riporteremo in finale pista 28 destra, Air Sicilia 67. Aria delle informazioni, Air Sicilia 67 riporta finale, pista 28 destra. Sicilia 67 ricevuto, a discrezione atterraggio e ci riporti pista libera. Atterraggio a discrezione, riporteremo pista libera, Air Sicilia 67.
Rete le informazioni, Air Sicilia 67, riportiamo pista libera. A Sicilia 67 ricevuto, rullaggio a discrezione e porti al parcheggio sotto torre. Rullaggio a discrezione, ci porteremo al parcheggio sotto torre, Air Sicilia 67. Delle informazioni, Air Sicilia 67 al parcheggio sotto torre. Air Sicilia 67 ricevuto, Unicom 122 decimali 8. E allora ragazzi, completato anche questo circuito di traffico, questi circuiti su Torino e Italia, questi circuiti di traffico anomali, e ringraziamo ovviamente Vazim per, diciamo, il controllo, per l'impegno che mettono tutto lo staff dei controllori, e ovviamente permettetemi un saluto alla scuola Vato, la scuola piloti di Vazim, in particolar modo a Giovanni Granatiero, che è, diciamo, il responsabile della scuola. E ragazzi, se volete imparare a diventare piloti virtuali, veramente andate alla scuola Vazim della Vato di Giovanni Granatiero e company. E niente, che dirvi, un saluto da Torino e al prossimo video, e www.arsiciliavirtual.it. Ragazzi, a tutti un saluto da Giovanni Rugolo, ciao!